La neve non è solamente il simbolo del Natale, delle cene in famiglia e dei regali, ma anche una componente fondamentale del nostro pianeta. Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro Nicoletti, biologo marino e fondatore dell'associazione ecologista Keep the Planet. E oggi parleremo dell'importanza ecologica della neve. Se dobbiamo rispondere nel modo più semplice possibile alla domanda che cos'è la neve, potremmo semplicemente dire è acqua solida che cade dal cielo, ma in realtà è molto di più. Ricercatori giapponesi hanno individuato ben 3.000 forme diverse di neve, forme di incredibile e misteriosa bellezza. Il vapore acqueo contenuto nelle nuvole, quando incontra una massa d'aria con temperature inferiori a 0 gradi, si cristallizza dando vita al meraviglioso processo della creazione della neve. L'acqua, passando dallo stato gassoso direttamente allo stato solido, tende a configurarsi in cristalli di ghiaccio. Questi cristalli, aggregandosi insieme, formano il fiocco di neve che tutti noi conosciamo. Quando questo fiocco di neve diventa sufficientemente pesante, inizia a cadere al suolo dalle forme variabili che dipenderanno dalla temperatura e dall'umidità dell'aria circostante. Le condizioni ideali per abbondanti nevicate si hanno con temperature vicine o inferiori allo zero. Questo perché l'aria contiene più umidità, favorendo quindi l'aggregazione dei cristalli di ghiaccio. La neve è una componente fondamentale del sistema climatico globale e locale, e una sua alterazione comporta delle gravi problematiche. La copertura nevosa infatti influenza direttamente l'approvvigionamento idrico, l'irraggiamento solare, la protezione del suolo e molto altro ancora. Purtroppo, negli ultimi anni, a causa dell'impatto delle attività umane sul clima, gli scienziati hanno evidenziato una chiara diminuzione della caduta di neve. Questo comporta chiaramente degli squilibri climatici a livello locale e globale, che influenzano tantissimi aspetti degli habitat naturali. La formazione di neve, come abbiamo visto, ha bisogno di determinate condizioni climatiche e questo, con l'aumento delle temperature medie causate dal cambiamento climatico, purtroppo vengono meno. Le evidenze scientifiche hanno stimato in circa un mese all'anno in meno nell'emisfero settentrionale di copertura nevosa. Questo comporta una riduzione dell'albedo, cioè la frazione di luce solare respinta dalla superficie terrestre, che di fatto riduce sensibilmente l'effetto serra. La neve, essendo bianca, riflette una maggiore quantità di energia solare, contribuendo alla regolazione del clima. Inverni con sempre meno neve provocano un effetto domino che vanno a peggiorare gli effetti del cambiamento climatico, dimostrando come il clima è connesso e influenzato a livello planetario. Se a livello globale la copertura nevosa gioca un ruolo fondamentale nella regolazione del clima, questo sicuramente non è da meno a livello locale. La neve, essendo formata da cristalli di ghiaccio disposti in forme particolari, al suo interno racchiude anche una discreta quantità di aria, che crea un importante isolamento termico al suolo, proteggendo quindi piante e semi dalle temperature gelide dell'inverno. Se abbiamo un inverno freddo e secco, con la quasi totale mancanza di precipitazioni sia piovose che nevose, il terreno gela, si indurisce e questo provoca vari effetti. Con l'arrivo della primavera, normalmente, la piovosità tende ad aumentare e vi possono essere rovesci piuttosto intensi. Se la pioggia viene accolta da un terreno eccessivamente indurito e magari la precipitazione è intensa, la massa d'acqua, invece di penetrare al suo interno, tende a scivolare a valle, determinando una maggiore erosione dei versanti. Se le ondate di gelo si presentano invece su un terreno precedentemente innevato, la presenza della coltre nevosa si comporta come una coperta e non consente alle temperature del terreno di scendere al di sotto dello zero. In seguito, con l'aumento delle temperature e con lo scioglimento della neve, l'acqua penetrerà fino in profondità
irrigando in maniera perfetta il terreno. In questo caso, con l'avvento delle piogge primaverili, il terreno avrà maggiori capacità assorbenti, per merito di una elasticità nettamente più elevata. Migliore idratazione significa anche migliore fertilità del terreno e tutta la copertura vegetale ne trarrà un enorme beneficio. Se la base della catena trofica composta dalle piante viene danneggiata, anche gli anelli superiori, composti dagli animali erbivori e carnivori, verranno modificati. La neve, inoltre, rappresenta un'incredibile riserva idrica, non solo per noi umani durante i mesi estivi, ma anche per le piante che hanno bisogno di questa acqua in profondità durante tutti i mesi dell'anno. Non dimentichiamo inoltre il ruolo della neve nel sequestro di inquinanti dall'atmosfera, che vengono intrappolati dai fiocchi. Ovviamente la neve rappresenta anche una fondamentale risorsa economica per tutte le persone che vivono grazie alla sua presenza, come nelle baite di montagna e negli impianti sciistici. Un antico proverbio della tradizione contadina ci dice che sotto la neve pane, sotto l'acqua fame, così da suggerirci e da ricordarci l'importanza fondamentale della neve. Spesso nel caos quotidiano delle nostre vite ci dimentichiamo degli effetti negativi che le nostre azioni hanno su madre natura, effetti che prima o poi si rivolteranno contro di noi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale.